Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare questa borsa super estiva color verde prato e decorata con queste margherite. Spero che il progetto vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti se provate a realizzarlo, mi raccomando mandatemi le foto sul gruppo di Facebook Mare le mie uncinettine. Se vi fa piacere continuare a guardare altri miei video mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale. Un bacione! Quello che ci occorre per realizzare questa borsa è un inserto composto da fondo più manici del cordoncino Swan. Io vado ad utilizzare questo cordoncino color verde, un uncinetto numero 3,5 con cui andremo a lavorare la nostra borsa e poi ci servirà del cotone bianco per andare a realizzare le guarnizioni, ma questo ve lo faccio vedere successivamente. Vi ricordo che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it e adesso vi lascio il tutorial. Scusatemi se i primi passaggi non me li vedete fare con questo colore di inserto e questo cordino è perché ho realizzato la stessa parte con un altro colore per un'altra borsa, quindi vi lascio i primi giri con quel colore lì e poi dopo riprenderemo a lavorare con questo. Allora, quindi prendiamo il nostro inserto, facciamo il cappio del nostro cordoncino sull'uncinetto numero 3 con cui andremo a lavorare tutto quanto e giriamo l'inserto al rovescio perché dobbiamo partire al rovescio. Ci inseriamo in un punto qualsiasi del nostro fondo e andiamo a lavorare due maglie basse all'interno di ogni foro del nostro fondo. Quindi adesso io ho fatto la prima dove mi sono agganciata col filo, punto di nuovo all'interno dello stesso foro e vado a lavorare la mia seconda maglia bassa. Dopodiché mi sposto nel foro successivo, aggancio il filo, esco e vado a lavorare la mia maglia bassa. Ancora mi inserisco nello stesso foro di prima e lavoro la mia seconda maglia bassa all'interno dello stesso foro. Ancora entro nel foro a fianco e faccio la mia maglia bassa. Rientro nello stesso foro, aggancio il filo e lavoro la mia seconda maglia bassa. E devo proseguire in questo modo per tutti i fori del nostro fondo. Procedo così per tutto il giro. Una volta arrivati al termine del giro, mi inserisco nel primo punto lavorato, ovvero questo qui, e vado a chiudere con una maglia bassissima. In questo modo abbiamo concluso il giro. Adesso facciamo una catenella e voltiamo il lavoro perché dobbiamo andare a lavorare dalla parte esterna della nostra borsa, ok? Perché il punto risulti, diciamo, dalla parte dritta esterna, quella che si vede. E dobbiamo incominciare andando a fare un primo giro di maglia bassa con gli aumenti necessari. Quindi gli aumenti si fanno 3 per la curva del nostro fondo perché non tiri sui lati. Quindi vedete che qui 1, 2 e 3, in questi 3 punti che curvano, proprio 1, 2 e 3, andremo a fare 3 aumenti, quindi lavoreremo 2 maglie basse nello stesso punto. La stessa cosa da questo lato, quindi proprio qui subito dove iniziamo, 1, 2 e 3, la stessa cosa dall'altra parte. Quindi vediamolo subito qui dove iniziamo, punto nella prima maglia disponibile libera e vado a lavorare la mia prima maglia bassa. Rientro nello stesso punto e lavoro il primo aumento nella mia curva. Stessa cosa, punto successivo, una maglia bassa, rientro nello stesso punto e lavoro la mia seconda maglia bassa. Ancora nel punto seguente, una e una due. Ed ecco che ho fatto i miei primi 3 aumenti. Adesso andiamo a lavorare fino ad arrivare qui. Maglie basse semplici, quindi una maglia bassa per ogni punto sottostante senza più aumenti. Vedete?
Entro e lavoro la mia maglia bassa. Passo e lavoro la mia maglia bassa, senza più aumentare. Voilà, adesso siamo di nuovo in prossimità della curva, quindi i prossimi tre punti li andiamo a fare con gli aumenti. Vedete che sono di nuovo arrivata proprio qui dove il fondo gira, quindi nel punto seguente andremo a fare il primo aumento. Vedete, una maglia bassa nello stesso punto, qui nello stesso punto rientro e lavoro la seconda maglia bassa, ovvero l'aumento. Stessa cosa per il punto seguente, quindi una maglia bassa e poi nello stesso punto lavoro la seconda. Stessa cosa ancora per il punto successivo, perché abbiamo detto che gli aumenti sono 3 per ogni curva, diciamo, del fondo. E voilà, vedete che abbiamo fatto questo primo pezzo. Adesso lavoreremo le nostre maglie basse per tutta questa prima parte. Qui andremo di nuovo a fare 3 aumenti, di nuovo maglie basse singole, 3 aumenti e tutte maglie basse singole. Quindi adesso procediamo a lavorare le nostre maglie basse. E procediamo così per tutto il restante, per tutta la restante riga, e di qui facciamo di nuovo gli aumenti esattamente come da questa parte. Proseguiamo in questo modo. Quindi, arrivati al termine del giro, chiudiamo di nuovo puntando all'inizio qui dove avevamo fatto il primo punto e andiamo a fare una maglia bassissima con cui chiudiamo tutto il lavoro. A questo punto abbiamo finito il giro, l'unico giro di aumenti, e adesso possiamo procedere con la realizzazione del nostro corpo borsa con il punto che abbiamo scelto. Una volta terminato il giro di aumenti, dobbiamo andare a lavorare 2 giri di maglie basse, esattamente così come si presentano, quindi senza più aumentare né diminuire niente. Andremo a lavorare 2 giri interi dove per ogni punto sottostante andiamo a fare una maglia bassa. Allora, una volta terminati i 2 giri di maglia bassa, vedete che io li ho fatti qua, adesso dobbiamo iniziare con il punto vero e proprio. Come primo giro si realizza andando a fare una maglia alta nel primo punto. Io ho già iniziato, voi fate come se questo fosse il vostro primo punto. Andiamo a fare una maglia alta. In questo modo. Nel punto successivo andiamo a lavorare una maglia alta in costa, però prendendo la maglia non qui in alto nel primo giro, ma nel giro sottostante. Così. Poi il punto a fianco andiamo di nuovo a lavorare una maglia alta. In quello successivo di nuovo andiamo a prendere in costa, però non la maglia qui ma quella sotto. Ok, vedete che entro in questo modo con l'uncinetto, aggancio il filo e lavoro la maglia alta. E mi si formano queste, diciamo, righe, una in rilievo e una non. Dopodiché di nuovo proseguiamo andando a lavorare una maglia alta normale e poi di nuovo una in costa, però prendendo nel giro, nel primo giro di maglie basse che abbiamo fatto, ecco.
Poi proseguo andando a fare una maglia alta. E poi di nuovo una in costa. Di nuovo un'alta. E poi una in costa e devo proseguire in questo modo per tutto il giro, alternando questi due punti. Vedete? Così proseguo per tutto il giro in questo modo. Allora, guardate ragazze, ho terminato il mio colpo borsa con questo punto, ho realizzato 24 cm di altezza della mia borsa e alla fine ho fatto due giri, guardate qui, di maglia bassa, lavorando i punti così come si presentano, due giri di maglia bassa perché il bordo mi stasse bello dritto e non un po' ondulato. Ok, perché tendeva leggermente a ondularsi con i punti che rimanevano in costa. Allora ho deciso di fare due giri di sola maglia bassa. Ok, anche se non ve l'ho fatto vedere, ve lo dico, per ogni punto sottostante che vi trovate dovete realizzare appunto due giri di maglia bassa, quindi molto semplicemente. Adesso invece vi faccio vedere come andare ad attaccare i manici, che hanno questo pezzettino che passa qui attraverso e che adesso andremo a fissare in questo modo alla nostra borsa. Allora, per prima cosa ci serve un ago tira fettuccia con del cordoncino Swan con cui abbiamo lavorato il nostro corpo a borsa e ne andiamo a fare un bel nodone bello grande qui al fondo e andiamo ad inserirci con l'ago più o meno nei pressi di dove vogliamo andare ad attaccare i nostri manici. Quindi io mi inserisco qui. Passo magari due volte per assicurarmi che il nodo tenga. Voilà. E dopodiché devo entrare nel primo foro del mio inserto. Così. Vedete, dall'interno sono passata nel primo foro. Adesso passo nel secondo foro, qua, sempre dall'interno, passo nel secondo foro ed esco in corrispondenza in quello davanti. Voilà, passo nel foro a fianco ed esco in corrispondenza in quello dietro. Ripeto il procedimento ancora una volta passando attraverso gli stessi fori in modo da fissarlo con maggior forza. Quando sono qui, invece di entrare in questo foro qui in alto, devo entrare in quello sotto, ovvero così. Passo in quella a fianco, esco nel corrispettivo davanti, vado in quella a fianco, esco nel corrispettivo dietro e ripeto il procedimento ancora una volta passando attraverso gli stessi fori. Adesso che sono qui, di nuovo invece di uscire qui devo uscire nel foro sotto. Ovvero questo qua. Passo in quella a fianco ed esco nel suo corrispettivo davanti. Vado in quella a fianco, esco nel corrispettivo dietro e ripeto ancora una volta
il procedimento. Così, adesso che sono qui, devo sbucare più o meno in centro sotto. Vedete, più o meno sbuchiamo qua, in modo tale da entrare in questo foro e uscire in questo qui, posizionato in basso. E da qui punto sotto, in modo che si formi questo gancetto, e ripeto ancora una volta il passaggio. Ed ecco che abbiamo terminato di cucire il nostro manico. Adesso questo filo qui lo faccio slittare giù, ecco, e vado a chiudere in modo da poter tagliare il filo. Voilà, ed ecco che abbiamo visto anche come si fissano i manici. Adesso voi non resta che fissare quello dall'altra parte e poi i corrispettivi nella parte dietro. Adesso vi faccio vedere come realizzare delle margherite che poi potrete andare ad applicare su una borsa, in questo caso, o dove meglio preferite. Ok, quindi vediamo come realizzare delle margherite. Ci occorre un cotone color giallo e un cotone, io adesso qua sto utilizzando un ecru, se no un bianco, e un uncinetto 2,5 con cui andiamo a lavorare il tutto. Allora, partiamo con il cotone giallo. Dobbiamo andare a fare un cerchio magico. All'interno del quale andiamo a fare 12 maglie basse. Chiudiamo il nostro cerchio magico e terminiamo anche il giro andando a fare una maglia bassissima per unire l'inizio e la fine delle nostre maglie, la prima e l'ultima. Voilà, e tagliamo. Adesso andiamo a prendere l'altro cotone dell'altro colore, facciamo il cappietto d'inizio . Ci andiamo a inserire con una maglia bassa nel primo punto e andiamo a fare 10 catenelle. Adesso andiamo a puntare nel punto a fianco e andiamo a fare una maglia bassa. In questo modo. Di nuovo altre 10 catenelle. Andiamo a puntare di nuovo nel punto a fianco e facciamo una maglia bassa e dobbiamo proseguire così fino ad aver diciamo terminato il giro, ok, per ogni punto. Quindi adesso faremo di nuovo 10 catenelle . Vado a puntare nel punto che ho a fianco e chiudo facendo una maglia bassa, poi riparto con 10 catenelle e così via per tutto il giro. Una volta terminato il giro e aver impostato tutti i nostri petali, mi inserisco nel primo petalo e vado a puntare all'interno di questo petalo andando a fare 13 maglie basse. E 13. Mi sposto nel petalo successivo
e di nuovo altre 13 maglie basse. Ci spostiamo nel petto alla fianco e ripetiamo il procedimento, quindi dobbiamo andare a realizzare 13 maglie basse all'interno di ognuno di questi petali. Ed ecco qui la nostra margherita terminata. Questo è il risultato. Guardate, alla fine ho realizzato tre margherite, le ho posizionate in questo modo e sono andate ad attaccarle con la colla a caldo e questo è il risultato finale. Poi se qualcuno vuole cimentarsi può anche provare invece a cucirle, è un po' come vi sentite meglio. Poi dopo ho foderato la borsa e l'ho chiusa, l'ho fatta chiudere così con la cerniera. E questo è il risultato finale di questa borsa un po' prato con queste belle margherite. Spero che il progetto vi sia piaciuto. Se provate a realizzarlo, mi raccomando, come sempre, aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari e le amiche uncinettine. Un bacione enorme. Ciao!